Tornati a Esplorando l'Immaterium, la rubrica di video brevi in cui snoccioliamo insieme diverse curiosità riguardanti l'universo di Warhammer 40.000. Oggi prendiamo il titolo sul letterale e ci facciamo una domanda proprio sull'Immaterium, o Empireo o Warp, che dir si voglia. La dimensione di pura energia che esiste parallelamente alla nostra realtà, che al contrario viene chiamata Materium. Come sappiamo, l'Immaterium è la casetta del caos. Dentro ci vivono i quattro dei maggiori, di cui vi ho parlato in un altro video. Tante creature ed entità orribili, ma soprattutto demoni. Demoni come se piovessero. Nello scorso episodio di questa serie abbiamo visto quanto sia pericoloso per le navi entrare in questa dimensione. Oggi invece guardiamo la cosa da una prospettiva opposta e ci domandiamo che cosa può uscirne. Insomma, come fanno i demoni a manifestarsi nello spazio reale? La risposta è variegata, perché tra rituali di evocazione, cerimonie sacrileghe o semplici incidenti, di modi ce ne sono diversi. Quello più semplice è approfittare di uno squarcio warp, cioè un punto nello spazio dove la barriera che divide il materium dall'immaterium è più sottile o addirittura assente. L'esempio più famoso è l'occhio del terrore, ma ce ne sono anche tanti altri, come il maelstrom o, aggiunta recente, la Cicatrix Maledictum, che squarcia letteralmente la galassia in due. Da questi posti ai demoni basta semplicemente attraversare il varco per entrare nello spazio reale. Facile come attraversare le porte automatiche del supermercato. Teniamo però conto che, essendo originario dell'Immaterium, un demone è fatto di pura energia. Quella che arriva di qua è una sua manifestazione e, in condizioni normali, non può resistere a lungo sul piano materiale. Per lui il nostro è un ambiente ostile, un po' come me quando mi chiedono di fare una apericena. Non sono fatta per vivere lì, quindi starci mi richiede uno sforzo fisico e psicologico. Questa forma fisica può tranquillamente essere presa a badilate e crivellata anche con proiettili Requiem, ma una volta abbattuta il demone non muore, ma viene rispedito nella sua dimensione d'origine, dove tutti gli altri demoni lo prenderanno in giro per la sua disfatta. Tra l'altro questa non è una battuta, ma un fatto canonico, cioè è proprio così. Poi, dopo un certo periodo di respawn, il nostro amico demone sarà di nuovo pronto per rimanifestarsi sul piano materiale, se ne avrà l'occasione. Una valida alternativa per venire di qua, poi, è la possessione. In questo caso, il demone prende il controllo del corpo fisico, di solito uno psionico che ha cannato il tiro di pericoli del warp, e attraverso di esso agisce sul piano materiale. I tipi di possessione ne esistono un'infinità. Da cultisti e Space Marine del Caos che si offrono volontariamente ai demoni per riceverne il potere, a povera gente sfruttata dall'Inquisizione come delle sfere poche umane dove tenerli intrappolati. E non è nemmeno detto che a essere posseduta debba per forza essere una persona. Esistono infatti anche armi, armature e artefatti che racchiudono, la maggior parte delle volte intrappolato senza il suo consenso, lo spirito di un demone. Sono oggetti di incredibile potere sacrilego, di solito dati in dono dagli dei del caos ai loro favoriti. E più o meno è lo stesso concetto che regola le macchine demoniache, veicoli mostruosi di varia foggia e dimensione, sempre con nomi tamarri, tipo drago infernale, profanatore o strazianime, creati apposta per contenere lo spirito di un demone che le piloti e protetto da quel lempio involucro che possa restare nello spazio reale per un tempo indeterminato. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. E se siete ancora più curiosi venitemi a trovare su Facebook, Instagram o sul mio blog, milanorespace.it. Come sempre vi lascio tutti i link in descrizione.